Ciao amici, ciao a tutti. È una settimana che provo a farvi questo video. L'avrò già fatto e cancellato 6-7 volte perché non mi piaceva mai, e quindi vediamo se questa volta riesco a partorirlo come lo vorrei io. Allora, oggi parliamo della dimensione e il peso delle auto, però oggi parliamo un po' più del dettaglio delle auto sportive. L'altra volta, quando vi ho fatto questo video qua, era molto generalizzato e più che altro parlavo delle SUV, rumenta, Variant, quelle cose lì generali, per dire che le auto negli ultimi 20-25 anni hanno preso a diventare sempre più grosse, sempre più enormi, e contando che le strade sono rimaste quelle di 60-70 anni fa. Allora, oggi parleremo in particolare delle auto sportive che sono state prodotte dal 2013-14 fino al 2020, anno in cui tutte le case costruttrici hanno rinunciato a fare quel tipo di vetture lì, per prodigarsi a fare rumenta grossa, SUV e roba da marketing, spazzatura, o investire nell'elettrico. Allora, noi parleremo principalmente di auto del genere di Golf GTI, Hyundai 30N, BMW Serie 1, classe A, Mercedes, Renault Megane RS, diciamo quelle lì che erano vetture di segmento B, quindi non certo utilitarie, macchine a due volumi già abbastanza grandi, con motori turbo, principalmente 2000 o 1800 turbo, nell'ordine dei 250, 300 e qualche volta anche superare i 300 cavalli. Queste auto qui andavano fortissimo, andavano più forti di tutte le auto sportive del genere prodotte fino a quel momento lì, ma rispetto alle auto dei primi anni 2000 e degli anni 90, della fine degli anni 80, queste auto qui hanno pagato un prezzo altissimo, ovvero le dimensioni e il peso. Allora, voi mi direte, ma l'hai appena elogiato? Sì, ma l'elogio, dico che vanno fortissimo, non sto certo dicendo che non vadano fortissimo, vanno fortissimo, ma dovete tenere presente che il peso ridotto delle auto e le dimensioni piccoline danno l'agilità. E adesso a me, francamente, a meno che non vai a fare delle corse in pista pagato, o sei ricco e pagante per andare a fare delle corse, di avere delle auto da 250 a 300 cavalli non me ne frega niente, anche perché quando hai a disposizione 300 cavalli, l'elettronica invasiva e tutto quanto, le strade statali, i passi di montagna non bastano più, anche perché non è che non bastano più, è che non riesci a sfruttare tutta quella potenza nel modo più assoluto. Si può sfruttare una simile potenza perché quando hai 300 cavalli a disposizione, o c'hai una pista, ma obiettivamente parlando, la gente nel 99% quante volte ci va a finire in pista a fare dei track day? Una, due volte l'anno? Negli anni 2000-2005 la gente ci andava molto di più, c'era molto più questa cosa qua di andare a girare in pista a fare dei track day, ma adesso ormai non ci va più nessuno, o ci vanno con delle macchine già da carrello preparate per quello. Quelli che ormai girano in pista a fare dei track day con un'autostradale ormai sono veramente pochi, soprattutto qua in Italia, e quindi praticamente queste auto qui alla fine dei conti le utilizzavi solo espressamente per andarci a fare dei giri sui passi di montagna, evidente. E le dimensioni troppo grosse sulle strade, come vi dicevo prima, che sono rimaste come dimensioni quelle di 70 anni fa, avere un'auto che praticamente occupa quasi la tua tutta la corsia, quando incominciavi a usare un po' di più, per quanto le auto fossero tecnologicamente avanzate, stavano in strada, appena davi due sbuffi al turbo andavi chiaramente a invadere subito l'altra corsia, perché sono troppo grandi. E oltre a essere grandi e essere molto strozzate l'elettronica, il piacere di guida veniva a mancare perché troppo grosse, e quindi l'agilità finiva. Mentre invece le ultime macchine, diciamo un po' più a misura d'uomo, a misura di strada, erano quelle che erano state costruite a cavallo tra
2008-2009 fino al 2005 per quanto riguardava tipo la Peugeot 208 GTI 1.6 turbo, la Mini Cooper, le Clio, la Citroen DS3 e la Ford Fiesta, che erano tutte 1.6 turbo con 160-200 cavalli. Quelle erano ancora auto abbastanza divertenti a misura d'uomo, anche se incominciavano ad essere un po' troppo pesanti, però erano più piccole rispetto a una Megane e quindi erano già più sfruttabili e più divertenti. Poi hanno smesso di farle, hanno praticamente dato il via a costruire soltanto, diciamo, quelle più grosse di segmento B, come appunto dicevo la 30N, e quelle piccoline lì 1.6 turbo, forse è rimasta la Hyundai i20N, l'ultima che è rimasta in commercio, 1.6 turbo, divertentissima. Quella è una bella macchina perché la piccola aveva tutte le qualità. C'è anche la Swift Sport, che l'ho guidata un sacco di volte, ma la Swift Sport era 1.4, non 1.6. Invece la versione precedente era il 1.6 16 valvole aspirato delle dimensioni della mia Twingo, dove siamo seduti in questo momento qua. E quindi praticamente cosa vi posso dire, parlando di quelle auto lì, Audi S3, BMW serie 1, purtroppo le loro dimensioni le hanno penalizzate molto. Certo, adesso chi le ha comprate non ve lo dirà mai, non lo ammetterà mai, a meno che non trovate uno come me che vi dice sempre la verità. Ma la verità è che quelle auto lì sì, vanno fortissimo, poi gli mettono tutte le centraline, arrivano a un sacco di cavalli in più, tutto quanto, ma avere tanti cavalli non ha il piacere di guida. È che è una cosa che è andata di moda per un decennio, adesso non va più di moda, non frega quasi più niente a nessuno. Lavorando sulla centralina, arrivavi a 50-60 cavalli in più rispetto al modello standard, e andavi magari a fare lo sparo al semaforo, andavi dagli amici o che cavolo ne so, cioè era più un parlare che altro. Poi per carità, c'è anche qualcuno che le sfrutta, c'è anche qualcuno che ci dà del gas, ma come dicevo prima, su strade di montagna come le nostre o come qualunque strada di montagna, quel tipo di auto lì sono troppo grosse, non c'è niente da fare. Per quanto tu possa essere bravo, non te la godi molto, perché sei sempre a invadere la corsia opposta, oppure o sei costretto a rallentare, o se dai del gas invadi la corsia opposta. E invece non dovrebbe essere così, era meglio costruire auto più piccole di dimensione, metterci il motore, magari anche sì un bel turbino, un 1.6 turbo, che comunque la macchina era più piccola e ti gestivi meglio la tua corsia, e chiaramente avendo anche meno cavalli a disposizione gestivi tutto molto meglio che così. Invece purtroppo il peso e le dimensioni hanno veramente influito gravemente su queste auto qui, che ripeto, a volte la potenza extra, tanti cavalli, non sono così utili o così come si dice, indispensabili. Sono indispensabili, lo sono stati per questo decennio, perché tutti avevano questa malattia di avere tanti cavalli. E poi sì, per carità, brum brum, il rettilineo, uscita di curva, acceleravi, ti portavano fuori, per la carità, però no, è meglio avere auto più piccole, senza alcun dubbio. Qualunque appassionato vero di auto vi confermerà questa cosa qua, ma d'altronde i grandi nomi dell'automotive mondiale già 50 anni fa, 60 anni fa prodigavano il mio pensiero. Quindi auto piccoline, leggere e con la potenza giusta, perché praticamente a un'auto, per essere divertente senza andarti a ammazzare a livello economico tra bolli, assicurazioni, a cancellare delle gomme per strada perché tanto non riesci a sfruttare il potenziale, quindi sei sempre principalmente a sgommare, devi comprarti un'auto più piccola. Quindi bisogna guardare l'usato e trovare auto più piccole possibili e via, e godertele così, e non c'è altro da fare su questo. Poi
ripeto, sottolineo, a me piacciono quelle auto lì che hanno 300 cavalli, a chi non piacciono, sarei un pazzo a dire il contrario, perché van forte, comunque ti danno il godimento ogni tanto in qualche curva, quando sei libero, che c'è qualche curva lunga, magari schiacci un po' di più sull'acceleratore e ti dà la soddisfazione di tirarti in avanti, assolutamente. Alcune, in particolare la Megane RS, addirittura te pensi e la macchina sta già facendo la curva, sono belle soddisfazioni, nessuno lo toglie, ma le dimensioni le hanno un po' proprio segnate, e quindi no, è meglio comprare auto più piccole, e quindi ormai guardare sull'usato, oppure comprare oggi come oggi, cosa ti puoi comprare? Una Toyota GR86 che ha superato i 40.000 euro di valore, una Mazda MX-5 da 180 cavalli che anche quella da nuova ci vogliono più o meno quelle cifre lì, ed è follia, follia pura, perché una macchina non può arrivare a costare 40.000 euro. Tenete presente che la prima GT86 fatta nel 2012 costava 30.000 euro full option, e il prezzo andava bene, farla pagare più di 40.000 euro è follia, follia, perché comunque la macchina è la stessa, ci hanno messo un motorino un po' più potente, ma la macchina è quella, cioè è sbagliato, è un errore. Comunque ragazzi, con questo chiudo il video, volevo farvi appunto questa, dirvi che il peso e le dimensioni troppo ingombranti di questa tipologia di auto sono secondo me controproducenti per quanto riguarda il piacere di guida e il divertimento, in sostanza è quello, il divertimento e il piacere di guida vengono a mancarti. Certo, a quelli che le hanno comprate, che erano giovani all'epoca, che avevano 20-22 anni e hanno comprato quelle macchine lì, per loro non era così, me ne rendo perfettamente conto, e se siete arrivati fino a questo punto del video capirete che non sto dando contro a queste macchine, sto soltanto dicendo che purtroppo sono state molto fiaccate dalle dimensioni e dal peso, ma va anche detto che purtroppo in questi ultimi anni la macchina grossa era sinonimo di status symbol, e quindi nessuno andava a guardare o avere il desiderio di avere la macchina più piccola, avevano tutti il desiderio di avere la macchina più grossa possibile, perché ti metteva più in evidenza in qualche modo, e quindi purtroppo il marketing, la pubblicità eccetera eccetera hanno ridotto le persone più o meno a seguire gli standard. Questo è questo, è così ragazzi, dai, chiudo questo video e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.